aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Siete bellissime e siete la parte più bella di Napoli. La passeggiata della legalità, che stamattina ha attraversato la quarta municipalità, è giunta fino a Piazza Carlo III con i lavori conclusivi delle scuole elementari del territorio. La manifestazione è giunta al suo quinto anno e si inserisce nel percorso dell'associazione La Fenicia Volontari nel Mondo per promuovere la cultura della legalità ed accrescere senso civico e partecipazione attiva nei bambini. I ragazzi hanno il bisogno di avere delle regole condivise e chiare e noi su questo puntiamo, su una scuola che sia la scuola del rispetto, dal primo all'ultimo. Significa investire nel futuro, poter contare su un radicamento nel DNA, nel modo di pensare dei nostri giovani che poi saranno i futuri cittadini di questa città. E indirizzarli verso un percorso che è quello di poter essere garanti del rispetto delle regole e soprattutto nel tradurre questo rispetto delle regole in insegnamenti per qualcun altro, iniziare da noi adulti e verso i loro figli un domani. 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Bisogna diventare protagonisti soprattutto del quartiere, della strada nella quale vivi. Non sei un ospite, ma sei la prima persona che deve scendere in campo. Siamo nella settimana che ci avvicina al 21 marzo, primo giorno di primavera, dove verranno ricordate tutte le vittime innocenti della camorra. Sono di più i ragazzi in questa città che si ispirano all'arte, alla cultura, alla bellezza rispetto che al degrado, ai soldi e alla droga. E siamo qui proprio per affermare questo, per muoverci e per far sentire la voce.